Il K2 è considerato difficile da scalare perché è una delle montagne, cioè la seconda montagna più alta del mondo, e poi tra gli 8000 è quella più verticale, diciamo, quella che presenta dei tratti più tecnicamente difficili da arrampicare. La preparazione fisica per una salita del genere prevede un allenamento cardio di resistenza e man mano un'esposizione a quote più elevate in modo da arrivare ad un acclimatamento parziale anche prima della partenza della spedizione. La scalata del K2 ci porteremo, è ben diverso dalle scalate nelle Alpi, quindi fondamentalmente avremo una Jumar per risalire le corde fisse e un discensore per calarsi e per scendere e un moschettone per assicurarsi. Questo è il base che viene attaccato all'imbragatura e poi ci sarà il tutto nell'alta quota, le tende, i materassini, insomma. Durante la scalata si mangia quello che ti piace di più. Ci saranno sicuramente dei cibi liofilizzati, ma cercherò di farne il meno uso possibile. Sicuramente mi porterò della bresaola, della mocetta, che è tipica della Val d'Aosta, e come del parmigiano reggiano di qualità. Penso in realtà che in una scalata come il K2 abbia un valore un po' diverso, perché quella che intendiamo come scalata classica si svolge in cordata, quindi per forza legati con qualcun altro. Invece in K2, una salita come il K2 o tanti 8000, ci saranno delle corde fisse sulla parete e quindi ognuno sarà attaccato a queste corde fisse, non saremo in cordata tra di noi, e quindi un po' cambia il valore della squadra, secondo me, e sicuramente mantiene l'importanza di avere un supporto, delle amicizie, delle persone su cui puoi contare. I problemi sono quasi sempre dovuti alla difficoltà di rapportarsi con altre persone al di fuori del team. Può incontrare magari delle code, soprattutto negli 8000, negli ultimi anni ci sono queste file immense. Se hai l'ossigeno puoi magari giocartela meglio. Raramente è stato quando raggiungevo la cima, perché il momento della cima è così veloce e anche spessissimo arrivi in cima che sei già proiettato che devi fare la discesa, quindi per me è sempre stato magari nelle sezioni più dure della via riuscire a fare bene quelle sezioni lì, o anche nella fase di progettazione o spessissimo quando passano dei giorni dopo aver fatto quella salita e quindi realizzi di averla fatta e di averla fatta veramente conclusa. A questo punto non sei solo in cima, ma sei tornato sicuro e raccontandola alle altre persone ti rendi conto di che cosa hai fatto, come dire.